quanti cavalli ha perso un Audi S3 di 17 anni con ben 230.000 km e soprattutto dopo averla scannata come ho fatto nelle ultime 3 settimane. Io ho dato giù il gas pesante. Quindi l'hai rotta? No. Audi S3 8P seconda generazione, cambio manuale, casa madre dichiarava 265 cavalli al suo lancio. Premetto che di motore è tutta originale e questa macchina ha quasi 18 anni e ha percorso ben 230.000 km. Gli ultimi 10.000 li ho fatti io in pochi mesi. Devo dire che mi sono divertito. Qui in alto a destra ti lascio il video della prova fatta settimana scorsa, video nel quale avete commentato e mi avete chiesto: sarebbe interessante, Matteo, fare una bancata e vedere quanti cavalli ha quest'auto oggi, dopo tutti questi chilometri. Beh, è proprio quello che sto andando a fare oggi. Vado da Nardi Motorsport, anche perché quel banco che ha lui è un banco di ultima generazione ed è molto affidabile. Dunque, mettiti le cuffie, iscriviti al canale e buona visione. Prima cosa, prendiamo la misura del passo. Sì, impostiamo tutti i parametri del banco, tra cui il passo, che sarebbe la lunghezza tra centro rullo e centro rullo, perché il banco ha un passo variabile. E quindi va impostato correttamente. Audi S3 8P, 2 litri, 16 V, TFSI, 195 kW, 261 cavalli. Ah, io pensavo 265. Da database mi dà quella. Comunque loro dicono 265, dichiarano così. Cominciamo. Adesso che abbiamo legato la macchina, andiamo a calcolare la potenza dissipata e andiamo a sincronizzare i giri con la marcia di riferimento, in questo caso una quarta a 4000 giri. Qui impostiamo la velocità iniziale del test e salviamo il tutto. Se non lo dicevi avrei messo una telecamera puntata. Schermo. No, procediamo. Di schiacciare la frizione per accendere. C'è scritto. Ok. Molto bene. Adesso dobbiamo accendere le ventole, che gentilmente Michele ci sta accendendo. Devo mettere la cintura? La facciamo scaldare, ovviamente. No. Leviamo le SP. Allora, facciamo scaldare la macchina. Però se ci mettiamo la cintura non fa quel rumore. Hai ragione. Così non dà fastidio il video. Allora, adesso andiamo a impostare, a sincronizzare i giri. Quindi ci mettiamo a 4000 giri. Dissipata, che parte a 55 km orari. Ok. Possiamo fare il cambio marcia perché il software del banco è impostato in modo tale che non gli dà fastidio, quindi mettiamo anche un appoggio di quinta in modo tale che abbiamo una quarta piena fino al limitatore calcolata più un piccolo extra ed è tutto corretto. Di solito faccio due dissipate perché quando si scalda l'olio del cambio l'attrito diminuisce, quindi la seconda è sempre leggermente più generosa. Ah, ok. Ok. E vai. Non serve accelerare tutto, possiamo salire gradualmente, tanto lui la calcola poi il rilascio. Ah. Adesso che facciamo? Adesso facciamo la seconda dissipata, perché ha fatto la prima, come vedete è 32,4 cavalli. Ovviamente più aumenta la velocità, più aumenta la potenza dissipata, quindi è così alta perché siamo arrivati quasi a 180 km orari.
non sto tirando assolutamente le marce. Vedi che adesso ricalcola. La linea blu è quella precedente, vediamo che la rossa adesso sarà leggermente migliore. La dissipata serve per, lo puoi spiegare per chi non lo sapesse? La dissipata è il calcolo della potenza assorbita da trasmissione e gomme sostanzialmente. Ok, questa è scesa a 30,8 cavalli, quella di prima era 34 se non sbaglio. Qui su, no, 32, ci sono 2 cavalli di differenza con l'olio della trasmissione un po' più caldo. Capito. Quindi andiamo a salvare la seconda. Controllo un attimo se si sono allentate le cinte. Ok. Che sensazione strana stai dentro la macchina sul banco. Io praticamente è la, forse la seconda volta che mi capita. Figo. Ok. Andiamo? Sì. Di quarta, no? Sì. Guarda lì. E la Madonna. Non è possibile. Adesso ne facciamo un altro. 277. Aspetta. Fammi staccare. Vediamo, di solito io faccio 3 rullate e poi faccio una media dei 3 risultati. Ah, ok. Perché l'aria aspirata alla terza rullata ovviamente sarà molto più calda della prima e la centralina va in correzione. Quindi una media, diciamo che è la potenza reale che hai su strada. Partiamo con la seconda rullata. Vado? Vai. Addirittura uno di più. Leggermente meno coppia, però a correre anche un po'. Ti direi a questo punto facciamo pure la terza, così ce l'abbiamo tutte e 3. E facciamo una media. Guarda, vedi che è corretto lì? Sì. La coppia aspetta, è più bassa, okay, nella seconda. Sì, è vero. Facciamo la terza. Comunque un cavallo da 2,77 a 2,78 diciamo che è un'unità di misura trascurabile, un cavallo su, certo, su questa potenza. Partiamo con la terza. Siamo sempre lì. Sì. Addirittura un altro cavallo ancora. Diciamo, secondo me la media, no, secondo me, quello che dice il banco, sono 2,78 e 370 Nm di coppia. Magari è mappata e non lo sai. No, zio, questa macchina non è stata mai toccata. Ora, proprio per confermare che la macchina è tutta originale, confrontiamo la lettura del file della centralina con un file originale da banca dati Audi e scarichiamo i dati e posso assolutamente confermare che il file è completamente originale. L'S3 non è stata mai mappata, non c'è nessun tipo di modifica. Questi sono i cavalli che ha attualmente, oggi, dopo quasi 18 anni di vita e 230.000 km. Ora andiamo ad eliminare la correzione DIN e possiamo constatare ufficialmente che i cavalli sono 271. Come abbiamo visto dal file, la macchina originale non è stata mappata e abbiamo la riprova qui che senza correzione DIN
questi sono i cavalli, e quindi torna con il dichiarato. Sono molto contento e penso anche che questo motore sia bello robusto. Alcuni possessori di S3 saranno contenti allo stesso modo e altri magari rifletteranno sul fatto che comprare una macchina del genere con tanti chilometri non è poi così un rischio, in quanto se l'auto è stata tenuta come la mia, ovvero molto molto bene, la potenza rimane invariata negli anni e la qualità a bordo di questa macchina percepita sia nel guidarla che nell'apprezzare tutte le sue caratteristiche sportive e di comfort la rendono veramente un'auto ancora molto molto valida oggi. Pare che non sia mai stata toccata, ma è possibile? Sì, è possibilissimo. Ci sono Civic aspirate di 30 anni che bancano 5 cavalli in più di quello di Chiara Honda dopo, con 300.000 km, quindi la sensazione che la macchina andasse ancora molto bene, che fosse, come si dice, arzilla, io l'ho avuta. E beh, ora ne hai le prove. Sarà a merito di questo, credo. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, lasciatemi un commento qui sotto e buon fine settimana a tutti. Ciao!